E bentornati sul canale. Oggi siamo di nuovo su Ark e vi presento Shadow. Shadow è stato chiamato così in onore del Dio mio amico ed è il nuovo animale, la nuova creatura che potete trovare sulla nuova espansione che hanno messo da pochi giorni, del tutto gratuita se avete già Ark base. Questo è un Deinonychus, spero che si pronunci così. È un animale molto aggressivo. E ha l'aspetto simile, diciamo, il muso di un raptor e il corpo, quindi le piume e poi la coda che ricordano molto il drago di roccia. Questo animale lo potete tamare non con il solito metodo di narcotico e frecce, ma bensì cercando i nidi e le uova, come funziona proprio per quanto riguarda il drago di roccia. È un vero e proprio assassino perché lui utilizza queste due zampe anteriori come fossero due lame di coltelli ed è fortissimo. Ora vediamo come si comporta contro questa povera vittima. Ecco qua, come potete vedere, ha utilizzato le due zampe anteriori, come vi dicevo. Ora Shadow scendiamo un po' giù, anzi facciamo vedere che poi questo animale si può anche arrampicare. Comunque qua non è molto ripido, comunque si arrampica perfettamente anche sulle rocce. E il microraptor, aia, il microraptor mi frega. Ricordatevi sempre di mettere i vostri animali non in passivo, ma porca miseria. Perché allora il Microraptor ha questa possibilità di sbattervi giù, sono fortissimi, sono piccoli, ma sono veramente forti. Adesso io metterò questo in modalità che attacca il mio obiettivo, perché se dovessi rincontrarli mi buttano di nuovo giù. E questo dovrebbe attaccare, attacca il tuo obiettivo, ok. Microraptor piccolissimo, ma schifosissimo, perché ha quella mossa che vi tira giù dalla sella. Quindi e vi stunna, come potete notare, avrete visto quindi che vi viene un cerchio intorno alla testa giallo e quello significa che vi ha stunnato. Quindi vengono utilizzati molti questi animaletti anche per fare. Eccolo di nuovo. Okay. Vai Shadow, difendimi perché sono stordita. Vedete che c'è questo cerchio giallo? Ma dove è andato? Dove va? No, Shadow, dove vai? Siamo un po' a livelli di fantastico. Shadow. Ok, Shadow, calmati. Tranquilla. Dovete anche accarezzare i vostri animali. Allora, tornando qua. Vedete che non prende danni da caduta se vi buttate anche da altezze enormi. Ok, no, questo l'ho shottato. Qua dovrebbe essere un buon punto per farvi vedere che si arrampica. Ok. Qua non so quanto si riesca ad arrampicare perché c'è proprio un vero e proprio. È molto agile. Ecco qua. Siamo arrivati su. Sempre caldo, non so perché le temperature qua. Comunque, dicevo, le sue uova le potete incubare a una temperatura tra i 24 e i 26 gradi e dovrebbe deporli, se non sbaglio, ogni 8 giorni di orario del gioco, naturalmente. Sono curiosa di vedere i piccoli di questo animale. Questo è un animale che è realmente esistito, poi nella realtà. Allora, mangia anche il pesce crudo, a quanto pare, perché prima sì, c'era lo squalo.
Comunque non ci sono creature perché c'è un problema col server dopo che hanno fatto questa update, che sono un po' sparite parecchi animali. E quindi oh, questo è il mio T-Rex. Rimasto soltanto questi qua. Ha tirato giù persino un albero con questi artigli mega potenti. Dunque, allora diciamo che è molto forte, si può arrampicare. Poi che altro? Ecco di nuovo il Microraptor. Ma che è? Pieno di Microraptor sta zona. Aia. Adesso Shadow torna subito indietro. Perché lui in questo momento potrebbe anche andare a. Per inseguire lì il Microraptor mi potrei anche perderlo. E dicevo che i punti vanno messi, secondo il mio avviso, alcuni punti sul vigore, perché essendo un assassino, quindi una classe che utilizza molto la velocità d'attacco, va a consumare parecchia. Chi c'è lì? Chi è? Eccolo, un T-Rex, perfetto. Dunque, ragazzi, io proverei, sperando che ci vada bene a me, Shadow, di attaccarlo perché vi voglio far vedere il suo morso micidiale. Sì, questo non faccio insieme. Ok, appunto. Non ce ne. Aiuto! Non me lo fa? Non vedo perché ci sono sti rami. Eccolo, vedete che si appiccica. Incomincia a mordere. Questo è micidiale perché fa sanguinamento, morde, toglie vita. Adesso sto perdendo anche io parecchia. Ah, l'ho ucciso. Stavo dicendo, quella mossa lì che fa il marchio e poi attacca col barra spaziatrice dove c'è il marchio sul corpo, lui si va ad attaccare e poi morde e procura sanguinamento. E in quel momento lì che è attaccato non prendi i colpi dell'avversario, quindi con quella mossa è veramente invincibile a mio avviso. Però vedete che sulla barra in alto a destra ha perso un po' di vita. Beh, quello era un T-Rex, cioè non è uno degli animali più potenti che c'è su questo gioco, però. Secondo me è il più potente, almeno quello che mi piace di più perché proprio mi dà la sensazione di forza, è sicuramente la viverna. Anche perché è comoda per spostarsi, eccetera. Poi avevo visto che si poteva anche arrampicare, cioè picchiato e si appiccica, no, adesso non lo fa più. Sì, si appiccica un po' leggermente agli alberi, però. Ecco, così, rimane così, però non va su. No, perché poi si lancia. Chi è? Ah, vedi, può passare anche da una cosa all'altra. Beh, bisogna un attimo prenderci la mano e capire i comandi, eh. Adesso noi dov'è che siamo finiti qua? Shadow, sei stanca? Shadow presto farà dei cuccioli quando troverà un compagno, perché per il momento ha delle amiche di in base, però sono tutte femmine, non c'è il maschietto. Appena troverà un maschietto probabilmente farà anche dei piccoli, saranno molto carini. Quindi nasceranno Shadow Junior. Non so se sarà maschio o femmina, però Shadow è un nome che si adatta sia per maschio che per femmina, quindi sei perfetto. Sempre se riusciremo a far schiudere le sue uova. Comunque, ragazzi, avete visto un po' questo animale? Poi magari faremo altri video. Io e Shadow, che adesso è protagonista di questa serie, lo potete trovare, non so se ve l'ho detto già, ma in diverse colorazioni. Poi ve le farò vedere.
mettetemi dei like a questo video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. La prossima volta, il prossimo video di Ark, mostrerò la parte sotterranea di questa mappa che ricorda un po' Aberration, quindi andremo a vedere un po' che animali, sempre se questo problema delle sparizioni sarà risolto. Adesso chiederò, mi informerò altre persone, magari che giocano e se hanno questo problema che gli animali sono spariti. Quindi vi do appuntamento alla prossima volta, mi raccomando seguitemi e Shadow sta molto in ansia e vuole più pubblico e più like. Ciao e alla prossima!